Ciao Learning Italia, sono Gio Tribbiani, con la mascotte VJ, infatti nei suoi occhi brilla la conoscenza. E il manga che recensirò oggi è Elemental Gerad, un manga di Mayumi Azuma. Il protagonista della storia è Code Van Jiruet, detto Q, questo, che vediamo essere un membro di una banda di ladri. All'inizio della storia questa banda di ladri la vediamo in azione, in un colpo, nel quale ruberanno un sarcofago. Il contenuto del sarcofago è una ragazza, ovvero Ren, lei, viva, che appena si incontra con Q, gli confessa di voler andare alla Devil Garden, anche non sapendo minimamente dove si trovi. Q prende subito molto a cuore la questione della ragazza e decide che lascerà la banda di ladri per accompagnarla dove vuole arrivare, ovvero ad Adil Garden. Vediamo che come Q prova a lasciare la nave di pirati, viene subito attaccato da tre strani individui che si rivelano essere dell'organizzazione ARC Aile per la protezione delle Adil Raid. Infatti scopriamo che nel mondo dove è ambientato il manga ci sono delle particolari ragazze, chiamate Adil Raid, che hanno la capacità di trasformarsi in armi, fondendosi appunto con una persona con la quale stringono un giuramento, possono trasformarsi in armi. E scopriamo subito che Ren è una di queste Adil Raid, e per di più una delle più potenti che ci siano. I tre membri dell'RC Aile, che sono Cisqua, Rowan e Kuea, che saranno anche loro tre personaggi principali, si mettono a seguire Q e Ren. E vediamo nel corso della storia come appunto questi Q e Ren, i due personaggi principali, saranno legati con i tre dell'RC Aile, che alla fine li accompagneranno nel loro viaggio verso Adil Garden. Vediamo che nonostante un rapporto inizialmente conflittuale, alla fine i cinque sembrano stringere un rapporto di almeno apparente amicizia. Come lo shonen è strutturato abbastanza come gli altri shonen con il tema del viaggio, ovvero i protagonisti si spostano di città in città risolvendo ogni volta qualche problema, oppure ogni città presenta qualche caratteristica particolare, insomma, un'ambientazione molto molto fantasy, molto futuristica, legata insieme, nulla di particolarmente originale, insomma. E i personaggi sono delineati abbastanza bene, hanno le loro caratteristiche, i loro pregi, i loro difetti, e tutto ciò che potrebbe caratterizzare molto bene un personaggio. Vediamo il disegno. È un tratto molto bello, molto raffinato, a me piace parecchio, ed è anche molto adatto al tipo di storia. Vediamo come sempre un po' di tavole a caso. Così, tanto per farsi un'idea. Prendiamo anche, che ne so, il volume 10, per vedere anche il disegno negli altri volumi, come si è evoluto. Bene, per la precisione, fino adesso sono stati pubblicati 14 numeri. Un attimo solo. Eccoli qua. Infatti io vi sto parlando dopo aver letto tutti e 14 numeri, che sono ora fino ad ora usciti in Italia. Niente, tornando al disegno, sono molto curati gli sfondi, molto curati i personaggi. Adesso vi illustro anche i tre personaggi principali di cui vi parlavo prima, ovvero Cisqua, Rowan e Kuea, un'altra Adil Raid, ovvero i tre membri dell'ARC Aile. Diciamo che infine,
strutturato molto, molto bene come storia, è molto piacevole la lettura, infatti gli avvenimenti si svolgono in modo fluido, in modo interessante, prendono molto l'attenzione del lettore, non ci sono punti morti nella storia e anche l'intreccio è costruito abbastanza bene, ovvero la trama non è lineare dall'inizio alla fine, ma ci sono anche degli elementi che vengono ripresi. Come ad esempio, più avanti ricompaiono personaggi che erano stati abbandonati molti numeri prima. Insomma, è una trama strutturata abbastanza bene. Rispetto agli altri shonen, qui vediamo che il protagonista non è il classico invincibile ragazzino che all'inizio parte dal nulla, poi diventa invincibile improvvisamente e combatte con tutti, scoprendosi molto più forte degli altri. Vediamo che l'abilità di combattimento di Gu inizialmente è molto scarsa, poi migliora sì col tempo, ma in modo molto graduale, molto normale, insomma. Infatti non voglio anticiparvi niente, ma in qualche combattimento Gu sarà messo in difficoltà e a volte verrà anche sconfitto, a differenza di molti altri shonen dove il protagonista non viene mai, mai, mai sconfitto. E questo infatti è una bella caratteristica, perché rende i combattimenti poco scontati, mentre se tu sai già che il protagonista vincerà sicuramente, un manco te preoccupi, invece così almeno c'hai il dubbio che fa, vince, perde, e questo rende la trama ancora più interessante. Anche i combattimenti sono strutturati bene, ovvero l'autore non improvvisa niente, sembra che abbia già una struttura premeditata. Il combattimento è molto plausibile. Non vedo nessun difetto particolare da segnalare. È uno shonen, quindi non vi aspettate particolari risvolti morali o psicologici. C'è anche presente il tema della relazione tra Q e Ren, che come tutti gli shonen, il protagonista maschile e il protagonista femminile già dall'inizio sono un po' attratti, poi non si sa che fine fanno. Il manga è edito dalla Star Comics, il primo numero è stato pubblicato a marzo del 2007 e l'ultimo numero pubblicato è del settembre 2008. La testata è zero e al momento non sta pubblicando Elemental Girl, ma sta pubblicando altri manga in quanto abbiamo raggiunto l'edizione giapponese, quindi per i nuovi numeri dobbiamo attendere. Il prezzo del fumetto inizialmente era 3,30€, poi ha subito il sovrapprezzo a 3,50€, e adesso ad aprile vedremo di nuovo sovrapprezzare, addirittura fino a 3,90€. Un altro manga che volevo segnalarvi, sempre dalla stessa autrice, sempre nella stessa ambientazione, è Elemental Girl The Flag of Blue Sky. Non è uno spin-off, è una serie parallela, infatti è ambientata nello stesso mondo e vedremo comparire personaggi sia da una parte sia dall'altra. E anche vedremo degli stretti fili che collegano i diversi personaggi e le diverse organizzazioni presenti nei manga. Sinceramente, secondo me, questo manga è un prodotto molto più scarso rispetto a Elemental Girl, la serie questa rossa. A partire dai personaggi, a partire dal personaggio principale che è lei, Asha, fino ad ora sono usciti 5 volumi di questo manga. Il primo aprile 2008 e l'ultimo agosto 2008, anche questo dalla Star Comics su Zero, anche questo ovviamente ha raggiunto l'edizione giapponese ed è al momento interrotto. Il prezzo è il medesimo della serie rossa, anche se come ho detto prima la qualità è leggermente inferiore. Insomma, io lo consiglierei solo se apprezzate la serie rossa, altrimenti preso singolarmente non è un gran manga, almeno a mio parere. Mentre la serie rossa, questa, la consiglio a chi piacciono gli shonen, in quanto è veramente una bella storia, non particolarmente originale, ma un bello shonen dei tempi moderni. Su Elemental Girl è tutto, da Gioi Tribbiani, VJ. Nei suoi occhi brilla la conoscenza, per i Learning Italia.